Laila! Shh. Hai scritto qualcosa? No, Diana, sto ancora scrivendo! Ah, cavolo, io non ho scritto nemmeno una riga! Ragazze, prenderò una F e mia madre mi ucciderà! Ragazzi, ragazzi, lasciatemi copiare dei vostri appunti, per favore! No, Nat, non lo farò per te! Diana ha davvero un buon profumo! Diana, Diana! Patrick, se mi tiri di nuovo i capelli io ti tiro la sedia! Hai un profumo fantastico! Mi lasci copiare, per favore! Patrick, non ho niente da copiare! Anch'io non ho scritto un cavolo, non ho scritto niente! Patrick, stai zitto! Ma che vuoi? Se tocchi ancora Diana, te la vedrai con me durante la pausa! Raga, fate silenzio! Ho ancora un compito da svolgere! Dima, te l'ho detto! Quando presterai meno attenzione a Diana, lei ti inseguirà! Ma non le presto attenzione! Sentite, perché non fate silenzio? Cab, lo so che sei intelligente, fammi copiare! Diana, anche io e Laila! E anche io, Diana, per favore! Aiutami! Ne darò solo una copia a Dima. Chiedete a lui. Oh, fantastico! Diana, puoi copiare da Dima! Ragazze, non copierò da Dima. Blondie, ti piace la nuova scuola? Così e così. La nostra precedente era meglio. Sì, è vero. Ora ci tocca studiare qui, però, accidenti. Spero che almeno i ragazzi siano molto carini. Lo spero anch'io. Ragazze, ieri Cuculo mi ha ignorata. Non ha risposto al telefono per 2 ore. Poi ho chiamato sua madre e le ho detto: Art, perché non risponde al telefono? E lei ha detto: perché non vuole. E sapete poi che cosa ha aggiunto Julie? Perché lo continui a chiamare? Julie, io ho una situazione simile con Art. Mi ha persino aggiunto alla lista nera. Sapete, ragazze, Patrick mi ha detto: Giorgia, lasciami in pace, non voglio più parlare con te, non porterò più il tuo zaino. Vi rendete conto che cosa significa? Cosa? Non capisco, ma che sono, altre cheerleader? Sì, sono cheerleader. No, ragazze, non voglio un altro gruppo di cheerleader quando i rapporti con Cuculo sono così tesi. Ok, ragazze, andiamo a scuola e tiriamocela come se fossimo delle fighe. Ok. Blondie, guarda, i ragazzi stanno prendendo il sole, potrebbero essere giocatori. Sì, ho visto, ma da lontano non riesco a capire se sono carini oppure no. Oh, ragazze, studiate anche voi qui, eh? Non parlare con loro, non lo vedi che sono piccole? Ehi, bionda, noi non siamo piccole. Lo sai in che classe siamo? In che anno siamo? Undicesimo. Ah, sì? E perché vi vestite ancora come delle bambine? Sentite, ragazze, chi è popolare in questa scuola? Noi siamo nuove, non lo sappiamo. Ragazzi, avete sentito a cosa sono interessate? Oh, certo, le solite cose. Sì, le più popolari qui sono le cheerleader Bunny. Bunny? Ah, hai sentito? Ragazze, guardate le nuove ragazze quanto sono arroganti, stanno in piedi e ridono. Sì, la più popolare qui è Diana, il capitano delle cheerleader Bunny. Se fossi in voi non riderei. Ok, ok, è solo che Bunny fa davvero ridere. Ragazze, ci sono dei bei ragazzi qui? Sì, sì, ma non sono single. I più bei ragazzi della scuola escono con noi. Wow, i ragazzi più belli della scuola escono proprio con te? Beh, che fortuna. Ragazze, ora dobbiamo andare. Non abbiamo più niente di cui parlare con voi. Il compleanno di Diana si avvicina. Quale sarà il miglior regalo per lei? Regalale un porcellino d'India. Ho visto che lo posta nelle storie. Le piace? Senti, Bruno, regalalo alla tua Giada. Io alla mia Diana non regalerò affatto un porcellino. Simo, perché non le regali un cane maltese? Sembra andare di moda. Cosa? Sembra andare di moda. No. Preferisco darle qualcosa di più normale, come qualcosa per la scuola. Qualcosa per la scuola è un grande regalo. Hai visto quante cose ha Diana? Io regalo sempre del sapone a Laila. È un regalo piuttosto pratico e le sue mani hanno sempre un buon odore. Oh, Kev, non mi hai neanche aiutata. Per colpa tua prenderò una F, di sicuro. Se avevi bisogno, potevi chiedere a Dima. E Dima non permette a nessuno di copiare, tranne a Diana. Sì, è veramente tirchio. Diana, avresti potuto prendere gli appunti di Dima e poi farci copiare. Ragazze, ve l'ho già detto, non copierò da Dima. Patrick, tu hai scritto qualcosa? No, ho solo disegnato. Diana ha un odore fantastico, un profumo così buono. Non mi interessa niente il profumo di Diana, ma il test. Patrick, smettila di parlare di Diana.
Raga, sapete, le ho sempre regalato profumi buoni e costosi, ma sono finiti molto in fretta, quindi le darò uno spray per il corpo. Non finirà così in fretta, oh, Simo, buona idea. Lo farò anche a Giada. Ciao, ragazzi! E voi chi siete? Così colorate, poi. Noi siamo nuove. Io sono Blondi. E io sono Maria. In che classe sono? Sono grandi. È la prima volta che le vedo. Sono in buona forma, però. Siete i giocatori di basket? Siamo i giocatori di basket. Fico, ci fate vedere la scuola. Siamo nuove qui, non l'abbiamo ancora vista. Vogliamo trovare degli amici. Sareste i nostri amici? Beh, in realtà... Simo, non ci importa. Ti importa delle cheerleaders? Mostriamogli la scuola, non ci innamoreremo di loro. Beh, ragazzi, non sono affari miei. Allora, ci mostrerete la scuola? O non siete abituati a comunicare con ragazze così carine? Ma che dite, ragazze? Abbiamo delle belle cheerleaders. Certo, come no. A proposito, come Io Simone. Chiami? Io sono Blondie. Che strano nome. Beh, non è un nome, è un soprannome. Allora, ragazze, io sono Max. Quello è Simone e l'altro è Bruno. Abbiamo cheerleaders e perdenti. Ora vi mostreremo tutto. Ragazze, sapete una cosa? Stavo scrivendo il test e Patrick mi ha tirato i capelli. Che ne pensate? Sì, sono davvero infantili. Ragazze, spero di aver scritto tutto correttamente, altrimenti mia madre stavolta mi ucciderà e non uscirò più. Ragazze, non capite che dobbiamo iniziare a studiare? Non dobbiamo pensare solo ai ragazzi, dobbiamo studiare. Sì, Laila, è vero, sono d'accordo. Ora, ragazze, andremo al caffè e ci prepareremo per la prossima lezione. Diremo ai ragazzi che dobbiamo concentrarci sullo studio. Andiamo. Rugbisti, non fate rumore. Vogliamo rilassarci durante la pausa. Ragazzi, ragazzi, avete sentito? Ci sono nuove cheerleader nella nostra scuola e si comportano come delle cattivone. Sono antipatiche. Sì, hanno anche dei nomi strani, si chiamano rane. E indovinate un po', hanno chiesto chi è la più popolare qui. Ci sono dei ragazzi fighi. Cosa? Hanno davvero chiesto dei ragazzi fighi? Ma quelli siamo noi. Oh, eccole che arrivano. Non hanno chiesto di voi. Sono già cotte dei cestisti. Vi faremo vedere tutto. A proposito, ecco i perdenti. Li abbiamo già incontrati. Bene, allora entrate. Vi faremo vedere la scuola. Cuculo, guarda, sono già con i cestisti. Oh, diavolo, quei cestisti. Le cheerleaders gliela faranno vedere. Avete visto che brutte rospe che sono? Non ho mai incontrato rospi peggiori. È strano che non abbiano verrute. Diana soffrirà di nuovo. Simone mi fa impazzire. E di nuovo con una cheerleader. Quelle cheerleader non mi sanno di buono nemmeno dal nome della maglietta. Ragazze, non ci credo! Ho 3 capitoli da studiare per domani! Sono davvero pessima in queste cose! Davvero, Diana, mica solo tu, siamo nella stessa classe! Ragazze, dobbiamo essere cool non solo nello sport, ma anche negli studi! Pronte, sì? Sì, ti ha detto che esco! No, non mi va di studiare oggi! Ragazze, è il secondo giorno di scuola e già sono stanca! Nat! Che intendi per uscire, Nat? Ci siamo appena messi d'accordo per studiare. Siamo cheerleader, dobbiamo essere anche intelligenti. Ok, va bene, ti richiamo più tardi. Andiamo a fare una passeggiata. Ok, ragazze. Stavo solo parlando. Allora, capitolo 3 e paragrafo 10. Ragazze, ecco lo spogliatoio. Gli armadietti sono qui. Sceglietene uno per voi. Mi piace questo. Sì, è perfetto. No, mi spiace. Questo è l'armadietto della mia ragazza. È una vostra amica? Noi usciamo con le cheerleaders. Loro sono le nostre cheerleader bunny e sono molto forti. Blondie, hai sentito ancora queste bunny? Perché fai così? E che c'è di divertente nel nome bunny? Conoscerete le cheerleaders più tardi. Abbiamo anche un bar a scuola. Forza, venite! Qui dentro c'è il bar. Potete prendere un caffè latte. Ci sediamo spesso qui. Entrate pure. Oh, forte! Voglio un cappuccino! Diana, Laila, guardate! Oh mio Dio! Diana, ti spiegherò dopo! Sono nuove e gli mostriamo la scuola! Loro sono le cheerleaders rospi! Non siamo rospi, siamo rane! Diana, quelle sono le cheerleader che ci renderanno migliori? È un bene che ce ne siano solo due! Ragazzi, non ho capito. Perché le cheerleader non possono vedere la scuola da sole? È necessario che le accompagniate? Non sono mai stata così contenta di essere single. Bene. Pronto? Sì, certo, oggi esco di sicuro, ok? Queste sarebbero le popolari. Ragazzi, andiamo a bere del latte. Ma queste sono le nostre cheerleaders, Bunny. Cosa avete detto? Max, aiutaci! Ragazze, vi spiegherò tutto. Non gridate però, ok? Bene, giocatori di basket, vi ascoltiamo!
Ora vi spiegherò tutto. Queste sono le nostre cheerleaders Bunny e queste le nuove cheerleaders dei Rospi. Noi non siamo Rospi, siamo rane! Piacere di conoscervi, ragazze. Non vogliamo vedervi vicino ai nostri giocatori di basket. I giocatori di basket escono con noi, ossia le cheerleader. Siete cheerleader, ma non lo sembrate. Non siete cheerleader perché non avete nemmeno l'uniforme. Sentite, Rospe, siete impazzite? Ragazze, è il momento di indossare la nostra uniforme. Ma cos'è, una specie di scherzo? Non è divertente. Diana, io e Bruno siamo stati fregati. Ci hanno preso per mano e ci hanno portato via da dove eravamo. Sì, esatto. Certo, confermo. Ragazzi, siete sempre i soliti. Nat, che vuoi fare? Rimani lì con le Rospe? Sì, arrivo. Ok, sta succedendo un casino. Le nuove arrivate sono qui e le cheerleader stanno impazzendo. Che cosa avete fatto? Vi stavamo solo mostrando la scuola. Perché vi siete comportate così? A causa vostra si sono offese. Ragazzi, e chi se ne importa? Stiamo solo bevendo un caffè latte. E poi continueremo il nostro tour. Oh sì, continueremo il tour. Ragazze, questo è davvero troppo. Ma chi si credono di essere quelle Rospe? Non sei stata tu ad invitarle qui per motivarci, eh? Laila, non scaldarti, di sicuro se ne andranno. Sì, questa cosa della competizione mi sembra una stupidaggine. Ok, non ha senso. Sapete una cosa, ragazze? Penso che non dovremmo preoccuparci affatto. Siamo più belle, più fighe e migliori di quelle Rospe. Diana, ma loro non lo pensano. Hai visto come sono sicure? Sì, e i nostri giocatori di basket già gli sbavano dietro. Ok, ragazzi, andiamo avanti. Oh, accidenti, non ci voleva. Oh. Ora faremo questo. Andremo lì e diremo: bene, Rospe, questa è una guerra. Vedremo chi di noi è più figo. Sì, Diana, gliela faremo vedere. Avanti, ragazze, andiamo. Ragazze, sono così fastidiose. Noi vi amiamo. Volevano solo vedere la scuola. Noi volevamo essere gentili, ma sono state schifose. Simone, non è vero. Non gli hai comprato un cappuccino? Non gli abbiamo comprato nulla. Non spenderemo soldi per loro. Bruno, non mi stai tradendo, vero? No, Giada, sono serio. Non vedi? Ragazzi, come fate a non capire? Noi abbiamo bisogno di studiare, così ci deconcentriamo. Giocatori di basket, state già con le migliori. Non capisco perché avete fatto questo con loro. Stavamo discutendo di quello che Simone avrebbe regalato a Diana e loro sono apparse dal nulla. Oh, Max! Ok, ragazzi, vi crediamo. Queste ragazze non passano. Sono mica essere cadute dal cielo. O voi vi siete avvicinati a loro? Diana, hai sentito? Hanno detto che non gli piacciono. È questo l'importante, no? Sì, ragazze, non soffriremo per queste Rospe. Questo è tutto. Bene, ragazze, noi siamo più forti. Siamo le Bunny, vinceremo noi. Non preoccupatevi. Se vi offendono, ditecelo subito. Simone, davvero? Certo, ce ne occuperemo subito. Oh, Bruno, grazie. Certo che hanno trattato le ragazze veramente male. E non è affatto bello. Simone, va bene, ok. Le ragazze e io vinceremo di sicuro, vero? Sì. Sì. Ragazzi, iscrivetevi al canale e scrivete nei commenti per chi tifate, le Bunny oppure queste rane maledette. A presto e ciao, in attesa dei nuovi video. Ciao. Ciao. Sì, mi raccomando, cliccate sul campanello, ciao. Oh, dove sono i ragazzi? E dov'è il caffè latte? Beh, di sicuro domani ne incontreremo altri e saranno meglio di loro. Beh, lo spero. Under street lights on our way back home, our way back home, our way back home. Diana, sei... cosa? No, no. Ok. Sì? Diana, avevi detto che queste erano le cheerleader con cui Sì, sono loro, non ci credo. Beh, ragazze, ma noi siamo molto meglio di loro. Non dovete essere insicure perché sono certa che... Beh, sono certa che noi... Nat, allora vieni oppure no? Sì, Nat, avanti, andiamo! Non rimanere lì con le Rospe! Sì, ecco, ho detto... Non ci credo, non ci posso credere!